Comunque, la questione grave di oggi, ma anche greve, è qui urge, non privatore, ma urge polizia! Ok, io chiamo No. la polizia, un episodio molto grave, umiliazione, botte, vediamo. Un po' di educazione. Nelle ultime ore è successo un evento che mai dovrebbe succedere, visto che è abbastanza pesante, crudo e spiacevole. Si tratta infatti di Baby Touché e Simba La Rue. A quanto pare Baby Touché si trova a Milano, nello specifico in zona Parona, Duché. l'ultima storia che ha messo, e a quanto pare è stato raggiunto dal gruppo di Simba e dei suoi amici, è stato preso No, per quello per Simba. 5 carico. Sì, ma tu devi stare al controllo della rupe dei re. Ma dove vai? Hai Fa capito, casimba. Simba? La Sì, guarda rupe che nel dei re. 2022 sono cambiate molte cose. Sai che Simba va in giro coi chain? No, si è rovinato. Che di Una fazio? volta era più umile. Una volta era più selvaggio, capito? Simba Maranza, cioè dove siamo finiti? Il leone più violento della storia dei cartoni. Ha picchiato e costretto a fare dei video dove appunto viene umiliato dal branco. Chiaramente la situazione non è finita qua, perché tutti gli amici di Baby Touché, incluso anche Samir, si stanno recando Pure adesso a Branco. Milano per vendicarsi e prendere Simba, e le minacce fatte sono molto ma molto pesanti. Chiaramente per evitare di essere bannato da YouTube Non non vi sei posso il mettere vero re. comunque. Sì, Minaccio. mo, al di là delle battute, boh, cioè nel senso, più andiamo avanti più vedo una deriva squallida, squallida, cioè semplicemente ciò che succedeva ai tempi, le varie scazzottate tra gang, adesso sono anche filmate, no? Addirittura questo costretto a dire determinate cose, un'umiliazione sul web, come direbbe qualcuno, allo stesso modo di Elia. Cioè, veramente, la roba triste, mo arriveranno gli amici di quello picchiato per picchiare a loro volta. E filmarsi ovviamente per dimostrare che non passerà impunito questo gesto. Un Cioè, nuovo una gruppo cosa Facebook, gli amici di quello triste. picchiato. Eh? Nuovo gruppo Facebook, gli amici di quello picchiato. Vabbè, tanto Fatemi sapere. ormai. Uomo di merda, dov'è la tossicore? Dov'è Baby Samir? Dov'è Baby Samir? Dov'è? Quale non Dov'è rispetto? Baby Samir? Ti facciamo pull up. Ehi. Ti facciamo pull Cioè, aspetta, questo è stato È rapito. stato rapito, zio. Fondamentalmente sì. Sì. È stato A salire costretto. dentro una Sì. macchina dove è stato, secondo me, precedentemente mezzo picchiatino, perché gli avete il Sì, labbro un po' così, sì. e in più umiliato con un telefono. Questo è un rapimento, tu dubbi? Hai visto bene, sì. Verranno arrestati. È un Non è rapimento. sequestro di persona. Beh, No. E che cazzo è? penso di sì. Ah, Penso di sì. no, perché lui è salito No, ma. volontariamente sulla macchina. Non è volontariamente quando ci sono. Ma è un No, ma rapimento! era una domanda retorica. Ah. Vabbè, Cioè, non è, come dire, non do è per scontato che No, c'è qualche non era coglione. un'affermazione. Ok? Cioè, non è che ha scritto non è sequestro di persona. Questo è un Ma non sequestro. è sequestro di persona, sì. Regà, davvero dovrebbero essere come minimo arrestati. Bisogna chiamare la polizia. È pure minorenne, tra l'altro. Sì, Mi vabbè, scrivo dai, pure. Ma chi veramente. è poi, soprattutto? La domanda più importante Ma è un chi? Che cosa trapper, ma fa? ci interessa No, poco. voglio sapere Un che cosa ragazzo... fa. E quindi è una cosa di Musica, musica questa. musica, musica. Ah, ok. Musica. Perfetto. So cui. Ma infatti ho letto un articolo che diceva questa storia trascende il rap game, Ah, no? sì. Ma questo è Cioè, rap game, secondo perché... voi? No, Ma appunto. per me è un insulto. È un insulto al rap game, questo. È un insulto a chi fa quest'arte in maniera buona, ragazzi. Io mo non voglio giudicare loro come artisti. Soprattutto questo che è stato rapito. Però, raga, questo qua non è rap game. Questi qua sono dei criminali di merda che bisogna prendere il filo dei microfoni e legarglielo davvero intorno alle palle, come quello della doccia, e appenderli, tipo albero di Natale. Cioè, questo bisognerebbe fare con queste persone. In galera! Saluti bene, non fai il pollice. Salute i tuoi fan. Bravo. Tutti di più. Oh, stesse cose, umiliazione. identico, eh. Vai, vai, fatto il bagnetto. Ah, guarda, va. Saluta, saluta. Di che non ti ho fatto niente, di che non ti ho fatto Ma qua la niente. musica non Sorridi, c'entra un cazzo, sorridi, ragazzi. merda, sorridi. Qua la Stessa musica non cosa. c'entra un cazzo. Qua è tutt'altro e queste persone fanno schifo. Io non so chi sia sto Simba La Rue, ma ti giuro, sono troppo curioso di sentire la sua musica. Perché Soprattutto io mi di solito, chiedo, quando tipo Elia, quando le persone arrivano a fare questo, sai che cosa significa? Che non sanno di non avere altre possibilità.
Quindi questo rende anche l'artista, come posso dire, meno. Ho letto un commento preoccupante in chat. Uno ha scritto: ma negli altri nelle canzoni parlano, invece Simba le cose le fa sul serio. Ma vaffanculo. Quindi è un duro. Ma guarda che quelle, ma guarda che queste persone fanno così anche per gli idioti come voi che scrivono ste cazzate, perché sanno che devono tenere alta la credibilità. Sai quante persone magari non vorrebbero fare determinate cose, ma magari le fanno perché, che ne so, il gimmick, status, in questo stato no, credibilità di strada, perché nei pezzi di quelle determinate cose ti pare che non lo vada a prendere. Poi sono ipocrita, cioè io mo c'ho il biff con Marra, io nei pezzi dico che spacco i culi, e mo c'è Marra che sta a 4 ore bella monaca, ti pare che non lo vada a prendere, cioè per dire di credibilità. Cioè questo è il discorso malato di sti pezzi de merda, secondo me. Sì, vabbè, ci saranno precedenti, ok, ma in generale, tra l'altro, anche per rimanere fedeli a questa stronzata della credibilità da strada, se vai lì con 6 persone e lo umili in questo modo, secondo me non fai una bella figura neppure tra i criminali. Bravo, neppure una bella cosa. Nella legge della strada, secondo me, ne esci fuori bene. Sì, sei un coglione se vai in 6 contro uno, sì, bravo, hai detto bene, questa cosa va sottolineata. Comunque, no. Ti potevo sequestrare, sì o no? Sì, lo so. Eri da solo con un tuo amico, no? Sì. Vero o no? Sì. Ti potevo portare via o no? Sì. Ho fatto qualcosa? No. Ti ho fatto solo un avvertimento, mi sono fatto il video, me lo sono tenuto. Non l'ho postato, non l'ho fatto io. Dopo di quello cosa ho fatto? Tu dopo di quello cosa hai fatto? Dimmi tu. Ma non so da dimmelo tu. Hanno fatto... Non lo so, la canzone è andata e basta. Hai quale... fatto pure rinfamata. Quale canzone? Canzone? La canzone. Quello? Sì. E tu che volevi fare? Quindi lo disse a me quello? È andato e basta. Sì. L'altra qual è l'altra? Qual è l'altra? Al dissing rispondi coi dissing, cretino! Ma che ho fatto tu il dissing? Porco Dio, ma questo dovete fare, idioti! Che cazzo dovete fare? Poi mi faccio una domanda, guarda, ma... Non è... Scusatemi, ma una persona che filma tutto ciò non dovrebbe essere già in galera? Ma si sa chi è, si sa ciò che ha fatto. Penso basti questo, no? Non so se è come quei crimini dove basta che si sa che l'hai fatto e quindi scatta l'arresto immediato, tipo l'omicidio, no? Per alcuni deve essere una minorenne, picchiato, costretto... Il fatto che è minorenne serve una denuncia, infatti quello stavo dicendo. Oddio, galera no, ammazza. A me non me ne frega un cazzo, raga. Non puoi mettere in galera deve denunciare così la vittima. Speriamo lo faccia. A me che me fanno? Ma io non c'entro proprio niente con questi ambienti. Ma poi venisse Simba la Rua. Capirai? È Big P. Sì, non era un diss, solo quella cosa lì all'inizio. Porca troia. Dicono che non è minorenne comunque. Sei un uomo? Non è minorenne, stanno a dire. 17 anni. Ma guarda, vabbè, non vuol dire un cazzo. È differente, sì, ripeto. Sì, secondo me è solo un aggravante, ma comunque rimane un fatto gravissimo, anche se avesse avuto 80 anni. In 10 per un ragazzo, tu sei un uomo, preparati, ride bene, gride ultime. Questo è Samir, come diceva Social Boom all'inizio, che promette, diciamo, minaccia conseguenze. Rimani a Milano e non mettere al telefono. Scoparti figlio di puttana, sto venendo a scoparti figlio di puttana, a te tua mamma e tutta la tua razza. 6.000 persone su Instagram, mo. Sì, per questa roba qua, no, sto venendo, no, ti vengo a pullappà. Ti sei messo in un bel guaio, adesso scoprirete Padova. Mi giro col taser. Domani io vado in carcere, 2 palazzi, aspettami. Domani vado in carcere figlio di puttana. Domani sono in carcere figlio di troia. Ma questo era prima o dopo? Dopo, questo è Samir. E chi è Mossamir? Dice che va in giro col è taser, un amico di quello che è stato picchiato. Ah. E stava minacciando. Che palle, però non si fa così. È assurdo, infatti. Zi, non... Ma che vedevo dire? Bisognerebbe denunziare, chiamare la polizia. Beh, e fare le persone adulte, insomma. Il video integrale fa troppo... No, vabbè, il video integrale non lo possiamo vedere su Twitch. Ma ho linkato questo perché Social Boom ha messo comunque la censura, ha evitato alcuni pezzi, anzi... Grazie per il contenuto social.